siamo incontrata Sterparo, o come si dice nello slang del ricetano, stema alistrepper. E questo è uno dei bivi da cui comincia la salita a Deliceto. Ho detto comincia la salita a Deliceto. Infatti, i contadini che lavoravano nella piana dicevano che dovevano salire al paese per rientrare a casa dopo una giornata di lavoro o per fare qualche servizio. Da qui parte la mia nuova rubrica Deliceto un po' alla volta. O meglio, Deliceto un po' alla volta. In questa passeggiata per il paese vi presenterò a modo mio quelli che io ritengo i siti più belli. Cercherò di conciliare il rigore delle notizie storiche con quelli che possono essere i miei ricordi più o meno esatti e più o meno allegri. In questa prima puntata arriveremo a Deliceto e vivremo l'emozione di chi, venendo da fuori, si trova quasi improvvisamente davanti al panorama del mio amato paesello. Ed allora, signori in carrozza, si parte gettando lo sguardo a quello che è il paesaggio che ci si presenta di volta in volta. Intorno a noi il verde meraviglioso del grano che cresce e che si prepara per l'infiorescenza. Ancora qualche giorno e metterà sulla spiga, poi comincerà a maturare e fra un mesetto tutto questo verde si trasformerà in giallo, ma soprattutto diventerà oro per gli agricoltori. Quasi improvvisamente la coltura cambia. Infatti siamo arrivati in contrada Tremoleto e dalla coltura del grano subentra quella dell'ulivo. Mentre nella contrada di Ciarluzzo e di Barone le proprietà sono più estese, qui gli appezzamenti sono molto più piccoli e furono assegnati per la coltivazione ai contadini. Invece la proprietà restava al comune. Nel caso delle estensioni più grandi, la superficie era indicata secondo l'antico sistema di misurazione con la versura, che corrisponde a 12.345 metri quadrati. Nel caso delle estensioni più piccole, la superficie era più spesso indicata, sempre secondo l'antico sistema di misurazione, con la partita, che corrisponde a un terzo di versura, che corrisponde pure a circa, cioè poco più di 4.000 metri quadrati. Infatti, la versura equivale a 60 passi e la partita a 20 passi. Una volta in questa contrada c'erano anche delle belle vigne che davano il famoso per noi vino di Tremoleto. Attualmente i vigneti sono stati tutti estirpati perché la coltivazione dell'uva spalliera sarebbe di scarsa resa dal punto di vista economico ed anche troppo faticosa, visto che non si possono utilizzare le macchine agricole. Gli uliveti rappresentano per l'economia delicetana quello che viene detto in dialetto la grasche, cioè l'abbondanza. Infatti l'olio prodotto, anche se di ottima qualità, non ha un grande mercato, perché quasi sempre la quantità prodotta è solo sufficiente per l'autoconsumo del coltivatore e della sua famiglia. Ora incrociamo l'accesso a quello che doveva essere la strada del riscatto del subappennino dauno meridionale, la strada di comunicazione veloce pede subappenninica, che doveva mettere in comunicazione le due autostrade, la A16 con la A14. Questa strada doveva consentirci di arrivare direttamente al casello autostradale di Poggio Imperiale. Il progetto è fallito miseramente. Si è semplicemente fermato al bivio di Radogna, che si trova a pochi chilometri da qui, ed il tratto di strada realizzato è manutenuto in modo schifoso. In diversi punti ci sono delle buche e delle piccole frane e la segnaletica è andata quasi completamente distrutta. Sorpassiamo il bivio del Porcaccio, che sempre nello slang del ricetano si dice porcaccio, e appunto questo bivio era chiamato così
perché da qui passavano i procacciatori, i procacci postali al tempo dei Romani. Poi, passato il porcaccio, dicevo, ci avviciniamo a quella che è detta la fontana delle cinque fontane. Perché è chiamata così? Non lo so. Anche perché le fontane sono solo tre. Probabilmente, quando hanno rifatto la strada, anche la fontana è stata restaurata ed è stata anche ridimensionata. Oggi c'è tanto di cartello con la scritta acqua non potabile, ma sicuramente quando i mezzi di trasporto erano costituiti da bestie da somme e da carri, i carri appunto nelle due versioni, quella elegante detta sciaraballo oppure quella più grezza detta carrettone, appunto era un punto di sosta quasi obbligato e sicuramente provava grande sollievo il viandante o gli animali che con quell'acqua si dissetavano e si rinfrescavano. Affrontiamo ora la salita del napoletano, l'anchianetro napoletano. Questa salita causa parecchi problemi quando nevica. Infatti, essendo molto ripida, costringe le macchine a fermarsi. E pensare che quando hanno rifatto la strada, negli anni 69-70, l'hanno addolcita. Immaginate com'era prima e la fatica che ci si faceva a percorrere. Se guardiamo in alto, naturalmente, o si sconsiglia a chi sta al volante, fra poco dovrebbe apparire uno scorcio della torre quadrata. Ma per vedere completamente il paese, dobbiamo arrivare in contrada Ciardi. E qui ci fermiamo anche un attimo a contemplare i pezzi principali. In basso il cimitero, in alto il castello, la cupola e il campanile della chiesa madre, e tutto il resto del paese da questo versante. Gettiamo un'occhiata al ristorante Colle Delce e al caseificio Pizzo. Siamo in contrada Catalano e qui comincia Deliceto. Ricordo che quando frequentavo le elementari, una mia compagna di scuola che abitava appunto in questa contrada, nei pomeriggi invernali usciva prima perché doveva andare in campagna. Il cartello di benvenuto a Deliceto ci fa pensare ad un paese altamente ospitale, ma quello che più potrebbe intrigare il forestiero è il cartello in alto, date le dimensioni. Noi sappiamo bene che questo cartello inganna perché è quasi più grande del paese stesso. Superiamo il frantoio di Trambrosio, la rivendita di materiali aditi della ditta Capano, il supermercato AEO di Ippolito, il negozio di Rea, un po' nascosto il caseificio Il Giglio e poi una lunga schiera di fabbricati che costituiscono via Borgo Cavitelle e che finisce col ponte sul torrente omonimo. Diversi di questi palazzi ospitano officine e laboratori, dandoci così l'illusione di avere anche noi la zona industriale. Percorriamo via Giuseppe Bonomo ed anche qui vediamo altri laboratori di attività produttive. Incontriamo il Calvario, così chiamato perché la fede popolare, tanti anni fa, innalzò questo monumento con tre croci, appunto per ricordare il sacrificio di Cristo. Di fronte al Calvario, il ristorante da Marcello. Salendo ancora, vediamo l'edificio che ospita l'Istituto Professionale di Stato per il Commercio, altre officine e il Palazzo dell'Opera Pia Bonomo, che una volta ospitava le suore ed era anche l'unico asilo che accoglieva i bambini di Deliceto. Ancora un breve tratto di strada e finalmente arriviamo a quello che è il cuore di Deliceto, Piazza Europa, o meglio, fuori la porta. Da qui ripartiremo per raccontarvi Deliceto un po' alla volta il prossimo mese. Arrivederci.